In questo video vi parlerò del Core 300S, un purificatore d'aria marchiato Levoit che funziona con gli assistenti vocali e fa il suo lavoro davvero molto molto bene, subito dopo la sigla. Ben ritrovati, amici, qui sul mio canale YouTube. I purificatori d'aria sono degli aggeggi, credetemi, molto molto utili. Io personalmente, dopo il Covid, non ne riesco più a fare a meno. È chiaro, non era uno strumento anti-Covid, ci mancherebbe, però purificare l'aria, avere un'abitazione pulita anche dagli odori. O penso, per esempio, a chi vive con animali, avere un aggeggio, insomma, che eh, rimuove ecco, quei peli di animali presenti insomma nell'ambiente non è eh, poca cosa. Inoltre, questo Dispositivo, lo vedremo funziona molto molto bene con gli assistenti vocali è regolabile in tutto e per tutto ma soprattutto ci dà anche una statistica su quella che è la pulizia dell'ambiente ci dà una statistica sul particolato che riesce in un certo senso ad andare a purificare e soprattutto il suo filtro EPA molto grande e realizzato a tre strati riesce a pulire riesce a purificare fino al 99,97% di odori polveri eh, funghi che si vanno a generare dall'umidità e quant'altro insomma un dispositivo da avere in casa molto utile vi lascio il link qui sotto in descrizione ve lo lascio ovviamente con un codice sconto anche sul mio canale telegram di offerte e codici sconto cercate giutec su telegram e come dico sempre potrete fare davvero degli ottimi affari se il video vi sarà piaciuto ma soprattutto se vi sarà stato di aiuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche e soprattutto seguitemi su instagram perché vi do sempre grandi aggiornamenti anche su altri video su altri progetti che porto qui sul canale non mi dilungo e andiamo a vedere un po' questo dispositivo ed ecco qui questa è la confezione che vi arriva a casa una volta ordinato box cartonato disegno qui al centro del purificatore forma cilindrica modello core 300s ma adesso ve lo mostro unboxato Eccolo qui, come vi dicevo, forma cilindrica, pannello di controllo qui al centro, lateralmente ventilatore, quello che servirà per buttare aria all'interno dell'abitazione, ma allo stesso tempo anche purificare. Ve lo giro un attimo, prima di vedere il tutto, griglia di protezione del filtro EPA. Filtro EPA che si trova nella zona sottostante, ci basta girare questa maniglia, tirare fuori il coperchio e tirare fuori il filtro EPA stesso. Eccolo qui a tre strati, riesce a coprire bene il 99,97%. Di eh, odori, 0,3 micron addirittura, ma chiaramente anche a filtrare pollini, polveri e eh, quant'altro. Si trova facilmente su internet, quindi non rimarrete mai senza, non preoccupatevi. E vedete, è molto, molto semplice anche da riposizionare, vi basta girare e poi rimettere il purificatore in posizione. Andiamo a prendere un attimo confidenza con quello che è il pannello di controllo, ma passando per quelle che sono le specifiche tecniche del dispositivo. Anzitutto, lui si connette ad internet che Può funzionare tranquillamente con gli assistenti vocali. Riesce a coprire, grazie all'aggiornamento del firmware, un'area di ben 50 metri quadrati. Ha una potenza di 23 watt, quindi non consuma tantissimo. Inoltre, per ciò che concerne il rumore, 22 50 decibel in base alle modalità di funzionamento. E vedremo che lui ha ben tre velocità regolabili. Per ciò che concerne la ventola stessa, per ciò che concerne invece il suo funzionamento diretto possiamo utilizzarlo tramite la console come vi dicevo ma anche tramite l'applicazione che a breve vedremo console tasto centrale di accensione e di spegnimento tasto del timer che può arrivare fino a 24 ore reset del filtro abbiamo qui il pulsante per aumentare e diminuire la velocità della ventola modalità automatica accensione e spegnimento del display regolazione della luminosità e blocco dei tasti per evitare che accidentalmente ci si vada a cliccare di vicino ve lo vado ad accendere adesso è impostato a velocità 3 sto mettendo il microfono vicinissimo quindi sentirete molto rumore però se vado a cliccare la ventola ecco che lui poi piano piano mi va a diminuire questo è il minimo vedete guardate qui vado a regolare il display tenendo premuto posso bloccare e andando a premere qui si imposta in automatico e lui grazie ad una tecnologia quindi con una misurazione laser che ha al suo interno riesce a studiare l'ambiente e poi riesce a regolarsi in automatico tra l'altro nell'applicazione lui ci fornisce tutti quanti i dati che ci possono essere eh, utili come la qualità dell'aria ma anche il numero di pm 2.5 di conseguenza molto molto preciso lascio qui il dispositivo Vado a prendere lo smartphone, mi avvicino un po' e vi faccio vedere come abbia già settato un account, molto semplice. Piccoli passaggi da dover effettuare all'inizio. Adesso mi chiede di andare ad aggiungere il mio dispositivo. Clicco sul più, guardate in questa zona. Lui mi è andato subito a rilevare il mio purificatore, ma ci sono anche altri dispositivi della stessa azienda. Clicco sul purificatore. Adesso mi chiede di andare a tenere premuto per ben 5 secondi il tasto di accensione e di spegnimento. Ed ecco che il wifi lampeggio. E guardate, lui subito me l'ha rilevato e si va a connettere. Un'operazione davvero molto semplice. Adesso mi chiede di collegarlo su una rete WiFi. Vi ricordo che è supportata una connessione solo a 2,4 GHz e non quelle a 5 GHz. Dispositivo accoppiato. Adesso mi chiede di andare ad inserirlo all'interno di una stanza. Per esempio, vado a mettere eh, Soggiorno, clicco su Prossimo vado ancora avanti e posso dare un nome magari purificatore metto salava salva e il dispositivo è pronto adesso mi chiede l'aggiornamento del firmware mi raccomando fatelo proprio perché va a sbloccare nuove funzionalità non staccatelo dalla corrente non staccatelo dal wifi e quant'altro state attenti fino a che la procedura sia terminata e allora intanto mi sono spostato sulla scrivania aggiornamento del firmware completato mi chiede subito se voglio andare a collegare il mio purificatore magari con un assistente vocale posso scegliere vedete in questo caso di collegarlo a quello di uh, amazon il nome è questo, clicco su eh, Connetti. Lui mi apre automaticamente l'app eh, di eh, Amazon, clicco su eh, collega e ovviamente poi eh, lui sarà perfettamente connesso. Posso tornare indietro? Guardate, ecco qui la schermata principale. Anzitutto, al centro mi vengono dati dei valori. 2.5 Vedete 5 quindi mi dice che lo stato è ottimo qui. Posso andare a gestire il mio dispositivo. Se clicco al centro, si va ad attivare e vedete anche una bella animazione. Posso andare a attivare e disattivare il display, inteso come i LED sul purificatore. Adesso senza che lo vado ad inquadrare, posso bloccare il display. Posso andare qui a gestire la modalità automatica, impostarla sulla modalità predefinita, ma posso metterla anche su quella silenziosa oppure efficiente, posso aumentare, vedete, con questo slider l'ambiente che deve coprirmi, magari 50 metri quadrati. Ed ecco che aumenta anche la ventola. Ma se lo metto predefinito, come vi dicevo, lui con il suo sensore laser mi va a gestire il tutto. E intanto ho qui sempre a disposizione tutti quanti i miei dati. Posso impostare il timer, posso impostare anche un programma di accensione e di spegnimento. Vedete, in base alla data, in base alle ripetizioni che eh, voglio andare ad impostare e così via possiamo fare davvero di tutto per quanto riguarda invece la gestione del pannello di controllo tornando indietro qui vedo il mio dispositivo così come vedrò tutti quanti i dispositivi collegati nel mio ambiente ci clicco sopra e posso ritornare qui se vado a scorrere invece qui mi dice vedete il filtro rimanente abbiamo altri valori come la qualità dell'aria interna chiaramente al momento non c'è ancora nessuna misurazione proprio perché il il dispositivo sostanzialmente non ha mai funzionato e qui mi dice anche le ore di funzionamento quelle cumulative ma anche l'aria accumulativa che è stata purificata quindi avrò proprio tanti tanti dettagli in alto a destra per concludere tutte quante le impostazioni di gestione del nostro dispositivo per spegnerlo sempre dall'applicazione ma posso anche attivarlo o disattivarlo dall'assistente vocale facciamo subito un test lo vedo stesso qui se i pulsanti si vanno ad illuminare Alex accendi purificatore sala ed ecco vedete che tutto quanto si è attivato. Alex spegni purificatore sala ed ecco che il dispositivo si è spento tranquillamente. Perfetto, amici. Insomma, avete visto un purificatore d'aria che mi è piaciuto anzitutto per i suoi materiali, per la forma, ma soprattutto per il suo funzionamento. Riesce a coprire ben 50 metri quadrati, quindi stanze davvero molto, molto grandi della nostra abitazione. Riesce a darci delle statistiche che sono molto precise, ma mi piace anche il fatto che funzioni in diverse modalità. La modalità auto, soprattutto, davvero riesce a funzionare bene. Riesce a capire l'ambiente, grazie anche al laser incorporato ma mi piace anche la modalità silenziosa di notte si dorme davvero bene e soprattutto è importante perché va a togliere tutte quante quelle particelle che possono in quel caso disturbare il sonno insomma un dispositivo che mi ha convinto ve lo suggerisco mi piace anche il fatto che i pezzi di ricambio il filtro epa ovviamente si trova con estrema facilità ne basta anche uno universale e perché no è un dispositivo da avere in casa sempre con sé ci salutiamo intanto e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!